Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 6 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Al lavoro, anche in agosto, urge rimpinguare il portafoglio. Se il salvadanaio reclama la merenda e il portafoglio piange la vacuità, non state a guardare il calendario e se uno straordinario vi capita, meglio ancora un lavoretto extra. Correte a rimboccarvi le maniche, ben felici di aver tanto da fare. In caso di difficoltà contate pure su un amico, se a suo tempo gli avete fatto un favore, ora avrà l'occasione giusta per ricambiare e tornare in pareggio. Fuoco sottile e malizioso scaturito all'improvviso col ragazzo della porta accanto o l'ex compagno di liceo, chi l'avrebbe mai detto che un giorno avreste pensato a loro in termini non solo amicali? L'amicizia resta comunque la regina dei vostri sentimenti, vi date un grande affare per aiutare tutti, salvare il mondo a due o quattro zampe è diventata la vostra priorità. Ogni cosa ha il suo rovescio e dal male può nascere il bene, ci sono buone opportunità e condizioni per capovolgere una situazione che vi vede sofferenti a vostro favore. Destino che mette le cose a posto, anche se potrebbe essere un processo lento e faticoso. Amori che rinascono sotto auspici diversi che potrebbero riparare i guasti del passato. I single potrebbero andare incontro a un periodo di rinascita ricco di prospettive nuove e opportunità certe. Bel giorno. Emozioni insolite. Una vecchia fiamma tornerà ad ardere. Al lavoro sarai molto impegnato. Sarai attivo e bravo. Tieni sotto controllo la salute. Dimostrando di saper ben operare e magari fare qualcosa di speciale, conquisterete l'ammirazione, il consenso e la fiducia di chi vi circonda e vive con voi. Fate bene ogni cosa, anche quelle ordinarie. Ma siete sicuri delle cose che volete veramente? Riflettete sull'amore, sui vostri sentimenti. Non attardate il vostro impegno per discernere il passato. Mattinata e primo pomeriggio senza particolare enfasi. Buone prospettive per la serata in vista di un successo che sarà possibile cogliere grazie a Giove e Saturno che sono ben disposti per voi a partire dal primo tramonto. Ottimo inizio di giornata con Giove in buon aspetto e Marte che vi conferisce una carica notevole, avete dalla vostra una buona parte dei pianeti, solo Venere si nasconde un po' e questo potrebbe creare qualche problema sul piano sentimentale. Fai le cose con calma. Non correre, né con gli affari né con l'auto. Avrai tantissimo da fare oggi. Non trascurare amori, amici e familiari. Oggi potreste ricevere un messaggio misterioso o una telefonata inconsueta, non sforzatevi però di capire cosa si nasconda dietro. Potrebbe essere anche uno scherzo innocente. Bene viaggi, spostamenti e comunicazioni. Una piacevole notizia in arrivo. Non fidarti di chi ti promette grandi cose in cambio di poco. Conflitti con collaboratori, dipendenti o domestici. Svogliatezza. Favorevoli le relazioni sentimentali, meno buoni i rapporti d'amicizia. Panoramica dei transiti planetari vivacizzata da varie presenze planetarie, in particolare dalla Luna che oggi transita nel vostro segno donandovi un notevole slancio vitale. Rampanti e super felici. Finalmente liberi di correre con i capelli al vento. Meglio a piedi o in bici, però, che in auto, primo consumate carburante, secondo siete una mina vagante. Se le vostre vacanze iniziano oggi siete lanciatissimi, con un sacco di progetti nello zaino o in valigia. Entusiasmo sempre alto anche per chi se la sta spassando, deciso a proseguire con lo stesso trend senza flessioni. Amore ed Eros. Splendida giornata insieme alla persona amata, camminate, fate progetti e insieme vi sentite invincibili, una vera forza della natura. Giocosi con i figli, disinvolti con gli amici, scambiandovi opinioni e consigli, tra una pioggia di idee fresche e innovative da rielaborare. C'è la necessità di contemperare la parte affettiva e sentimentale della relazione d'amore con quella passionale e erotica. Da un lato infatti Plutone contrario dal segno nemico amatissimo del Capricorno, vi induce a ricercare la sintonia emotiva con la vostra dolce metà,
Dall'altra la luna oggi in Ariete vi stimola verso il richiamo dei sensi. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 18 e il 20 di aprile, sarete divisi tra le due tendenze in modo più netto. Se invece appartenete alla intera terza decade, con la positività di Sole e Venere, riuscirete facilmente a trovare vie di mediazione. Lavoro e denaro? Scontri e rivalse con il vostro capo finalmente alle spalle, se non già in chiusura almeno nel weekend vi prendete la vostra boccata d'ossigeno. Approfittate per riflettere sulle vostre modalità comportamentali, razionalmente sapete che non conviene, ma quando la furia si impossessa di voi non c'è nulla da fare, diventate esplosivi dicendo anche ciò che sarebbe meglio tacere. Qual è il testo classico che può farvi appassionare se ancora non lo avete ancora conosciuto o letto? Potrebbe essere il bellissimo Un amore del geniale Dino Buzzati nato sotto il segno della Bilancia. Vi si narra del rapporto tra un professionista milanese della Gaia Italia degli anni 60 del Novecento e del suo tormentato legame con una ragazza bellissima, molto più giovane che sbarca il lunario esercitando il mestiere più antico del mondo. Benessere. Dinamici e disinvolti, in perfetta forma. Solo un filo su di giri, la tensione non si vede ma c'è, siete davvero al limite e staccare finalmente per iniziare le meritate vacanze non è più solo un piacere ma un dovere. Serata sopra le righe o meglio sopra l'orlo del bicchiere. Sì, perché è la giornata mondiale della birra, una sorta di Oktoberfest in versione estiva e allora. Che birra sia, bella fresca, gelata e con tanta schiuma, ma in dosi ragionevoli, non dimenticate che col caldo l'alcol dà alla testa. Per lei, quanto bene volete ai vostri quattro zampe, Micio vive praticamente sul vostro grembo e Fido dorme accucciato ai piedi del letto, orrore per il nuovo fidanzato, a meno che anche lui sia un animalista. E non può che essere così, altrimenti. Quella è la porta. Per lui, la salute viene dal piatto e finalmente lo avete capito anche voi, giardinetto di colori, sapori e profumi, ma soprattutto di principi nutritivi, dosati secondo le giuste proporzioni. È così che rimarrete sani, belli e giovani almeno fino al 2099. Colore delle emozioni, mandarino. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.